Ciao, como estás? No vídeo de hoje eu vou falar como, quando e por que me tornei vegetariana. Como bate-papo em italiano, você já sabe. Se o bate-papo é em italiano, existe a legenda em português, basta ativá-la. Então vamos lá. Tante persone me dicono: "Ah, ma lo sai che neanche a me piace la carne? La mangio una volta a settimana, massimo due, ma proprio mi fa schifo, non mi piace." Invece, nel mio caso, non è stato così. A me piaceva come mangiare la carne. Se pensavo che quello non era un animale, assolutamente non mi faceva schifo. Il motivo è stato etico. Io non penso, non credo che un essere, una creazione di Dio, debba morire per poter alimentare me o qualsiasi persone. Penso che una vita è una vita, tanto vale la mia quanto vale la vita di un gatto, di una mucca o di un cavallo o di una gallina. Durante l'adolescenza stavo 6 mesi senza mangiare carne, poi per un motivo o altro, alla fine tornavo a mangiare. Avevo anche un'amica che già durante l'adolescenza aveva preso quella decisione di diventare vegetariana. Vedeva la mia tendenza e diceva di vedere certi video, magari da lì avrei avuto l'input per prendere una decisione. Quei video non li ho mai visti perché io ero sicura che se vedessi quei video non potevo più dare voce al mio egoismo. E se posso essere sincera, tuttora non li ho mai visti, perché non ho avuto il bisogno di vederli per capire che dentro di me la vita di quell'animale, la vita di qualsiasi essere è importante. Qualche anno fa ero una persona religiosa, frequentavo una religione e ho smesso di frequentare. E da lì vedevo la necessità di essere più vicina a Dio. In quel momento ho pensato che non mangiare la sua creazione era un modo di stargli più vicino. Ha voglia dire, nella Bibbia dice che Dio ha liberato la carne per il consumo umano. Dio che è amore, come la pensa quando vede che esiste un maltrattamento, che esiste una cattiveria infinita verso la sua creazione, che per egoismo, avidità, gli animali sono nati, vengono maltrattati durante la loro vita e poi muoiono? Dio, sarà Dio contento che le persone mangino la sua creazione? Nel 2010 ho avuto un periodo molto di una carica emotiva molto forte. Ho perso mio padre. Lì ho avuto ancora più la necessità di stare vicino a Dio e io non lo so che cosa mi è successo. Quando ho sofferto questo trauma emotivo, questa perdita, ho visto proprio la necessità di smettere di mangiare la carne. Non lo so perché, era molto collegata al fatto di aver perso mio padre, di vedere la fragilità della vita. Mia figlia era appena nata. Non ho avuto tempo di studiare con cosa sostituire la carne, se mi farebbe bene o male. Allora si diceva: "No, perché ti mancheranno le proteine, perché ti farà male, perché abbiamo bisogno della carne." No, oggi già si sa che noi non abbiamo bisogno della carne, piuttosto il contrario. A parte la questione animale, la carne per una questione salutistica ci fa male. La carne alimenta le cellule cancerogene, questo è un dato di fatto, ma io non lo sapevo. Ho preso la decisione e basta. Pensato, mi farà bene, mi farà male, non importa, io non voglio più mangiare la carne. Qualche anno dopo ho fatto un prelievo. Sono sempre stata anemica. Questo prelievo ha visto, da quando ho smesso di mangiare la carne, l'anemia non c'era più, i miei valori sono tutti perfetti e regolari. I miei figli mangiano la carne? Sì, come vi ho appena detto, non lo sapevo se farebbe bene a me o no, oggi siamo più informati. Loro sanno che non la mangio, ogni tanto si smettono anche loro, comunque. Mi preoccupo sempre di proporzionargli un'alimentazione molto sana. Cucino la carne per loro? Non c'è necessità, non me la richiedono proprio, non la vogliono proprio. C'è una cosa che ci tengo molto a precisare. Io forse ho già detto in altri video che se c'è una cosa che non mi piace è il fanatismo. Io credo che dobbiamo rispettare le scelte altrui,
così come vogliamo essere rispettati. Ecco perché tante volte vedo che la gente ce l'ha con i vegetariani, magari soprattutto con i vegani, perché molte volte loro sono talmente convinti, come io sono convinta, che questa è la scelta migliore per chiunque, per diversi motivi. Ma io non posso dirti che tu sei una brutta persona perché no, perché mangi la carne. Penso che le persone vanno convinte per bene, non per male, con l'esempio, con delicatezza e con gentilezze. Però vi volevo far ragionare su una cosa, sul fatto che non è normale mangiare la carne. Siamo stati convinti che mangiare la carne è una cosa naturale. Pensate, i cinesi dicono che mangiano i cani, ma per noi, oddio, è un'assurdità, solo il pensiero di mangiare il tuo animale domestico. Ma in India, per esempio, la mucca è sacra. Per loro, noi siamo le persone strane. Ragazzi, la vita è la vita. Se tu nascessi vedendo che mangiano carne di gatto o carne di cane o carne umana, tu oggi saresti convinto che mangiare la carne è una cosa naturale. Oggi mi sento molto più spiritualizzata, soprattutto. Sono contenta che oggi va di moda essere vegetariana perché questo significa un aumento, un incremento di salute per tutti quelli che fanno questa scelta. E io mi auguro che in qualche modo questo video ti possa essere d'aiuto se tu hai dubbi o se provare o no. Ma che ti importa? Perché non provare? Provare a ridurre o provare a smettere o fare una sfida con te stesso, 30 giorni senza carne. Di sicuro vedrai i risultati, starai meglio, ti sentirai meglio. Se tu fai uno sport, ti sentirai più sveglio, più disposto. Se io posso, anche tu puoi. Bene, io ora vi saluto. Ci vediamo prossimamente. Ciao!